Ottava giornata nazionale delle piccole e medie imprese di Confindustria, coinvolti nel VCE oltre 200 studenti delle scuole superiori Ferrini Franzosini e Cobianchi di Verbania e Marconi Galletti Einaudi di Domodossola. Il coordinamento territoriale è stato curato dal gruppo Piccola Industria dell'Unione Industriale del Verbano Cusiossola e i giovani hanno potuto visitare 10 imprese associate nei diversi settori merceologici tipici del territorio. Il crescente numero di imprese dell'edizione 2017 rispetto agli anni precedenti rappresenta una maggiore attenzione al mondo della formazione e ai giovani in termini di futuro, competenze e occupazione. Noi abbiamo seguito gli studenti in due visite, la prima presso Idroelettriche Riunite S.p.A. a Montecrestese per un viaggio nello sviluppo dell'energia idroelettrica in Ossola dal primo dopoguerra agli anni 60, un settore che ha trasformato il territorio e la sua economia. Lo sviluppo idroelettrico nell'Ossola non ha portato solo impianti e occupazione di lavoro, ma ha dato una grandissima mano alla viabilità. Se noi possiamo andare in quasi tutte le valli, sono tutte strade che nel tempo sono state migliorate, ma costruite per la realizzazione degli impianti e soprattutto delle dighe di ritenuta che nell'Ossola sappiamo sono un buon numero. Seconda tappa presso la Aldo Valsecchi S.p.A. Gravellona Toce, dove si producono ruote per l'arredamento e per il settore industriale. È evidenziata l'importanza del rapporto con le scuole, che potrebbe però essere migliorato. L'alternanza scuola-lavoro è molto importante, nel senso aprire le porte ai giovani è sicuramente importante e fondamentale. Forse non è il modo giusto come applicato in Italia, quindi secondo me si dovrebbe un po' rivedere il sistema, la gestione proprio alternanza scuola-lavoro. Questo sicuramente dovremmo prendere un po' il modello tedesco. Il PMI Day è affiancato dall'Unione Industriale VCO ad altri progetti dedicati all'innovazione dell'impresa e ai giovani per promuovere e stimolare idee e opportunità sul potenziale del nostro territorio, che oggi invece assiste costantemente ad un esodo di giovani verso località più attrattive sotto il profilo del lavoro.